pomeriggio a tutti. Io sono tornato da poco dalle mie ferie estive, poiché, diciamo, sono una persona coscienziosa e siccome online molte persone come me vengono definite dei covidioli solo perché comunque noi crediamo che il covid esiste, mi sono munito di tampone per verificare se ho il coronavirus. Allora io prima faccio entrare il mio medico preferito. Prego, entra! Lei è una studentessa di medicina e mi farà il tampone, giusto? Ma prima di fare il tampone, di cosa hai bisogno? Mascherina. Mascherina! Prego, è sul tavolo. Mi doto da sola? Sì, fai. Tanto io potrei essere conteggiato, no? Posso? Certo che puoi. Poi, cosa ti serve? Una visiera. Prego. Anche quella sul tavolo. Grazie. Siamo organizzati. La produzione ha pagato oggi. Già solamente il tampone è costato più di 100 euro. Poi? Per i guanti. La regia... I guanti. Niente, i guanti. La regia forse... I guanti, allora, peccato, ho qualcosa che ci assomiglia ai guanti, va bene? Dammi un secondino. Non vedo niente. Io mi spaventerei. Ho i guanti da cucina. Infatti. Vanno bene i guanti da cucina. Guarda, sono ancora da aprire. Sterilizzati. Sterilizzati. Dai. Scusaci se non siamo muniti di dei guanti che usate voi medici o futuri medici. Però, diciamo, scienziati. Questo è quello che la produzione può permettersi oggi. Molto bene. Spiccano, il giallo sul bianco spiccano, no? Potrei essere il nuovo cattivo di qualche cartone animato. Poco se ti serve. Non ti devi... Sì, un po'. Non ci dobbiamo igienizzare? Ah no, non ci dobbiamo igienizzare. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No. E se non sta un metro e mezzo, no. Molto bene. Allora, prima di passare al tampone, non mi vuoi prendere nessun dato vitale? Sì, sarebbe il caso di prendere, per esempio, la temperatura. Abbiamo il termometro sempre sul tavolo. Grazie, regia. Grazie. Allora, il termometro. Ce la facciamo? Scusate, arriva una domanda dalla regia. Ma il termometro è quello anale? Speriamo! Dopo quello che cazzo? Speriamo! No, vai a scellare! Te lo puoi... Prego, no, fai tutto tu! Ma dobbiamo... Prego! Dobbiamo farlo. Fai anche tu! Dobbiamo mettere qua il bollino rosso sotto i 18 anni, no? Sei lavato? No. Non è molto igienico per i prossimi pazienti. Il problema sai cos'è? È che tu mi stai accanto, la temperatura già mi sale. Ci sono appannati pure gli occhiali. Ragazzi, no, gli occhiali sono. Non provateci con i vostri medici, non è molto professionale. E non provateci con i vostri pazienti, è ancora meno professionale. Ah no. Anche perché, mentre aspettiamo qui il responso della temperatura, quanti medici danno diagnosi sbagliate o fanno arrabbiare, questo è quello che dovete fare con loro. Arrenditi! Batti tre colpi, batti tre colpi! Oddio, quella è la nostra scoletta, non vale. Ah, bella! Sì, ho vinto! Quindi, dottore, ci siamo con la temperatura? Dovrebbe suonare. Giusto. Ma lei, scusi, che temperatura abbassa le porte di solito? Ne ha conoscenza? Bella domanda. Io lo so, ma lo dica prima lei. No, è soggettivo. Ah. Cioè, c'è una media, no, della popolazione, ma c'è gente che viaggia a temperatura 37 di fa sempre. Sta suonando. La temperatura è 37,1 e lo vorrei far vedere in camera. Perfetto, 37,1. Dottore, è considerata febbre 37,1? No.
Perfetto, anche perché io non sto chiedendo l'eutanasia. Perché chi mi conosce sa che io quando ho 2 linee di febbre io chiedo l'eutanasia. Anche se per confermare questa mia supposizione si dovrebbe conoscere la temperatura di base della persona. Ma io sono un paziente. Perché se tu porti la temperatura di base 35 per esempio. No, ma credo che sia 36,5 la temperatura di base. Quindi è considerata febbre questa? Quindi ho il coronavirus? In base a queste sintomatologie no. Io non ho tosse. Ecco. Non ho mal di gola. Stamattina avevo un po' di raffreddore, ma forse perché ho dormito con i piedi fuori dal piumone. Ho il coronavirus? Okay. Ipoteticamente si direbbe di no. Ipoteticamente. Vabbè, c'è da dire che comunque ho viaggiato, quindi chissà quale porcheria abbia preso. Molto bene, ovviamente non so se sono positivo o meno, infatti per questo stiamo facendo anche perché ricordiamo che ci sono soggetti completamente asintomatici ma positivi e quindi contagiosi. Quindi se io fossi asintomatico, cioè lei non sarebbe contagiosa perché lei è lo scafandro. Certo, io. Ok. Altri dati biometrici? Ma vogliamo prendere la pressione arteriosa? Per favore, perché no? Questo lo appoggio qua. Questo è uno sfigmomanometro. Elettronico. Elettronico, comprato su Amazon. Ma perché? Perché misurare la pressione l'ho comprato. Anzianità. Quindi io sono qui in funzione di geriatra. Esatto. Allora, la pressione, ricordiamo agli amici ragazzi, in quale braccio va misurato? Destro o sinistro? Uguale. È uguale. E se tu fossi nato senza braccio? Dal pene! No. Te immagini. Beh. Non credo sia piacevole. Vabbè. Beh, mi serve un supporto. Prego. Dobbiamo. Mi devo togliere una cosina? Ferma. Sì. Prego. No, conviene, scusa. Mi scusi. Prego. Forse se togli il bottone funziona meglio. Ah, non ci pensi. Alleluia. Io non volevo fare nulla io. Vale, eh? Prego. Certo, io sono abituata a... Ora, siccome conosco questa macchinetta della pressione, io dovrò stare 20 secondi in silenzio immobile. E nel frattempo io sto in silenzio immobile. Il nostro dottore, o futuro dottore, spiegherà cos'è uno sfigmomanometro. Aspetta, però il medico ha sbagliato. Anziché mettere la cosina dove pompa l'aria, l'ha messo dove si carica le batterie. Vabbè. Come facciamo sempre, anzi, proprio. Vuoi dire alla dottoressa? Sono abituata ad altre tipologie di device. Vuoi dire alla dottoressa la tua pressione solitamente su quanto si aggira? Allora, questa è una buona domanda. Perché questo dovresti in base sapere. A quante persone gli rompono le scatole durante la giornata. Ok, l'ultima volta che mi ho dato la pressione mentre ero in vacanza era 125,80. La minima un po' altina. Io penso questa, dopo una giornata, io penso che sia sui 130. Però non lo so. Posso iniziare? Mentre io devo stare qua, immobile, in silenzio, meditando, può gentilmente spiegare cosa sono la pressione arteriosa e cos'è la minima e la massima? Perché molti non capiscono cos'è la minima e la massima, o quella che voi chiamate la sistolica e la diastolica. Io vado, eh? Dunque, lo sfigmomanometro è composto da un braccialetto che si gonfia. In questo caso da un computerino elettronico, però normalmente un medico misura la pressione con utilizzando oltre al braccialetto il fonendoscopio, che sarebbe quello che magari comunemente viene chiamato anche stetoscopio, la cui campana acustica viene inserita di sotto del bracciale, perché noi misuriamo la pressione auscultando il suono dell'arteria che si chiude e che si riapre. Cosa viene misurata? Viene misurata attraverso il fonendoscopio e il braccialetto, viene misurata la chiusura e la riapertura dell'arteria brachiale. E in particolare, quando il braccialetto si gonfia, a un certo punto si sentirà l'arteria che si chiude, quindi il suono della pulsazione tutum, tutum, si interromperà. Allora a quel punto l'arteria si è chiusa.
quando l'arteria si chiude, si potrebbe, se la lasciamo chiusa, potrebbe anche cadere il braccio dopo un po' di tempo. Però quando l'arteria si chiude significa che noi abbiamo esercitato una pressione tale da chiudere l'arteria, e quella è la pressione sistolica, la massima. A un certo punto noi andremo ad abbassare la pressione, quindi a sgonfiare il braccialetto, e noi percepiremo nuovamente a un certo punto la pulsazione all'interno dell'arteria, quindi con acusticamente percepiremo un'altra volta la pulsazione. In quel caso si avrà la riapertura e a quel livello pressore noi avremo la pressione diastolica, o comunemente detta la minima. La mia pressione arteriosa è, come pensavo, 134,86. Quindi nella norma tua. Sì, nella tua norma. Diciamo un po' altina, con 89 di pulsazioni. Dottoressa, cosa mi dici sulla mia pressione arteriosa? Stai parlando, non sei perfettamente a riposo, quindi ci sta. Ho capito. Molto bene, che spiegazione. Ecco, ora che abbiamo fatto questo, io mi rivesto, procediamo qua a prendere il tampone. Io non l'ho ancora aperto, anzi ho solo aperto la busta. Bisogna leggere le istruzioni e seguirle con rigore. Leggiamo le istruzioni insieme. Praticamente dobbiamo prendere la provettina. Queste sono le etichette per il... Sì, e praticamente... Allora, la base del cranio, sì. Allora, praticamente il cotone deve toccare 5 aree della mia bocca. 1, 3, 4, 5. Quindi io te lo devo fare sia attraverso la bocca che attraverso il naso. Esatto, praticamente lei dovrà toccare le tonsille, la parete posteriore, l'uvula, la parete posteriore di nuovo, poi dall'altro lato... E le tonsille. Ok. Allora, cosa dovrò fare per evitare di vomitare? Non lo sapevo che bisogna toccare le tonsille. Devi dire con la lingua completamente abbassata, non fuori. Utilizzando lo stesso, diciamo, tampone, inserirlo per 2-3 centimetri nelle narici. E poi di inserire il tampone, scusa, c'è attenzione perché non sapevo. Già sei agitato, come ha letto le istruzioni. E poi va messo in quella busta. Allora, vabbè. Ma io non ce la faccio, perché non so cosa. Sta apposta? No. Vogliamo rimisurare la pressione? No. Già sei agitato, niente. Posso? Sì. Prima di fare poi il coso, prima di azzeccarglielo ovunque, facciamo fatto. Un'inquadratura più da vicino del tampone, così facciamo rendere conto di quanto esso sia lungo. Per favore, non mi prendi il cervello, o quel poco che ne rimane. Grazie. Iniziamo con la bocca, giusto? Allora, fatto? No, ancora ho fatto solo due punti. La trasmissione riprenderà dopo lo sbocco, grazie. Cerca di respirare nel frattempo. È per il bene del video, devo fare. Ho finito. No. Cosa manca? Parete posteriore e tonsilla dell'altro lato. Basta. Ah, ecco perché non sei voluto fare fatto. Quale da lei. Ora è tutto più chiaro. E chi vuole fare la vita? Ora il naso. 2-3 centimetri da ogni lato. Lei sa cosa sono 2-3 centimetri? No, sta scherzando. No. Lo vogliamo misurare. Scusami, due dita sono 2 centimetri. Assolutamente ha ragione lei. Quindi, ha ragione lei. Ma siamo sicuri? Dal cervello comunque. Da tutte e due le narici c'era scritto. Ok.
quelli che ho visto su internet, le immagini proprio raschiavano il fondo. Ragazzi, della... no, non è per nulla piacevole. Ma dove è stato più brutto? Nella gola. Nella gola è stato più brutto. Molto bene. Non so, vuole riprovare a metterlo nel naso? Secondo lei va bene? No, ormai basta. Ok, evitiamo altre. Ragazzi, è andata benissimo. Cioè, pensavo fosse una passeggiata. Tra l'altro l'ho comprato io. Molto bene. Scusatemi. Non appena infieremo questo tampone, c'era scritto che fra entro 2-5 giorni lavorativi saprei i risultati. E quindi vi terremo aggiornati. A settembre riprenderemo con Anni della nostra infanzia e Gimblotti, se sopravvivo a tutto ciò. Queste sono state le mie ferie. Quindi vi ringrazio personalmente e anche il mio dottore medico di fiducia, che ci ringrazia. E ci vediamo col prossimo video. Alla prossima.